Salve ragazzi, stiamo guardando gli ultimi minuti di partita di Roma-Milan. Che partita raga, una partita che la Roma è rimasta in 10 alla, insomma più di un'ora in 10 uomini, si è difesa abbastanza bene, ma proprio poco fa il Milan ha accorciato le distanze, stanno 2-1. Diciamo la Roma con umiltà e molta, come si dice, sofferenza è riuscita a non far nulla al Milan, ha segnato giusto adesso perché poi ha preso una traversa e poi non è che non ha dato mai pensiero a Roma. In 10 uomini la Roma è riuscita veramente a imbrigliare sto Milan, che proprio non, cioè è giusto qualche spunto così ha avuto, ma niente di che. Comunque, cioè, la Roma merita il passaggio, sicuramente lo merita la grande. De Rossi veramente ha cambiato sta squadra, l'ha plasmata, l'ha resa veramente una squadra forte, cioè sicura di sé, consapevole delle sue forze. E questo dimostra che l'allenatore conta tanto. La voglia che tanti dicono, state qua, de là, non c'è un cazzo da fare. Oggi l'allenatore conta tantissimo, e soprattutto quando riesce a entrare nella testa dei giocatori, ecco quello che succede. Succede quello che vedete. Che se fosse stato ancora Mourinho, cioè oggi io credo una cosa, che se ci fosse, come ho detto, Mourinho, oggi la Roma con questo Milan in 10 avrebbe preso 3-4 gol e sarebbe uscita dalla Coppa. Invece a dimostrazione che quando un allenatore riesce a prendere in pugno la squadra, se riesce a dare quel gioco, un gioco, riesce a dare un gioco alla squadra, cosa che con Mourinho non sarà mai visto, ecco lì che i risultati si vedono. Purtroppo, cioè noi ancora, come ho detto, manteniamo questo allenatore, ma speriamo ancora per poco che alla fine, cioè alla fine vediamo un po' quello che succederà, perché la paura, come ho detto, la paura mia, anche se la maggior parte dicono che andrà via, la paura mia è che questo allenatore magari fallo, che la paura mia è che magari se dovesse vincere la Coppa Italia la Juve, è facile che magari, non si sa, magari la presidenza Elkan magari o conferma, cioè io la paura mia è solo quella. Si parla molto di Thiago Motta, ma qui non lo so, si sente adesso in giro Italiano, si sente pure che forse dovrebbe venire a Juve, poi la conferma, dovrebbe essere una conferma diciamo quasi ufficiale che Conte al Napoli, come dissi io 4 mesi fa, che Conte sarebbe andato al Napoli, diciamo che al 90% Conte andrà al Napoli. Perciò vediamo che campionato farà il Napoli il prossimo anno, e soprattutto la Roma, come sta Roma, se rientrerà con sto piglio sarà veramente la squadra da affrontare, come si dice, con le molle, perché sta Roma è una bella squadra, è forte, diciamo che è molto difficile pure segnaglie. Cioè la Roma prima era con l'Abrodo, ora invece è diventata forte in difesa, forte in tutti i reparti, poi un Dybala che ha fatto un gol veramente bello, insomma una Roma, fino a che sono stati in 10, la Roma ha avuto molto, è stata molto, molto concreta. Comunque mancano adesso, ecco, diciamo che è finito il tempo regolamentare, ora vediamo quanti minuti dà, però il Milan per pareggiare i conti deve fare 2 gol. Per andare ai supplementari deve fare almeno 2 gol. Vediamo quanti saranno i minuti, ma non penso che, cioè ormai io credo che il passaggio è, eccolo qua, 5 minuti ha dato, 5 minuti di recupero, vediamo questi 5 minuti, adesso sarà veramente, gli ultimi minuti saranno veramente tambureggianti nell'area di rigore della Roma, che questi cercheranno in tutti i modi da, sarebbe buttata fuori la palla. Comunque bella Roma, mi piace, perché io ho detto subito, questa Roma è una squadra da scudetta, è una squadra che è forte, la Roma è forte, tocca dirlo, è forte. De Rossi, ecco qua De Rossi, il quadrato De Rossi ha ridato veramente anima e corpo a una squadra che sembra veramente allo sbando, una squadra che non riusciva più a vincere, non riusciva più a capire che cazzo, cioè grande De Rossi, tocca fargli veramente i complimenti, grande De Rossi. Poi come ho detto, anche se molti tifosi amavano Mourinho, e alla fine, e qualcuno, come diceva all'epoca quando è stato esonerato, non volevano l'esonero. Come ho detto, la fortuna della Roma è stata veramente da cacciare via questo allenatore che non vale un cazzo.
quando gli allenatori è rosso, perché cazzo è rosso? Rosso? Che cazzo è? Ci ho capito un cazzo. Chi è? Teo Hernandez? Hernandez, espulso Hernandez. Pure il Milan finisce in 10. Niente, a sto punto ormai diciamo che si può dire che la qualificazione è fatta. Dovrebbe essere passata pure l'Atalanta, dovrebbe essere passata contro il Liverpool. Storica impresa dell'Atalanta, tocca dirlo. Grande impresa. E niente. Manca solamente che l'arbitro. Chi è? Sta a vedere il VAR. Aspetta un attimo, è andato al VAR. Vediamo un po' che cazzo deve fare l'arbitro. Rosso un po', mi sa. Rimodulare con un cartellino giallo. Ecco giallo, infatti. Non rosso, ma giallo. Yellow. Cartellino giallo, niente. Ma manco quello de coso era russo, manco quello che è stato espulso il giocatore, non mi ricordo come si chiama, il giocatore della Roma è stato espulso, quello non era russo manco per niente, cioè quello era un giallo, ci stava, ma rosso non proprio, però poi l'arbitro decide lui. Comunque, partita sontuosa della Roma come al solito, cioè la Roma veramente è concreta, ho detto una squadra concreta è diventata. Prima erano corropoletti, ora sono diventati corropoloni, sono cresciuti, sono diventati corropoloni. Comunque quello che ho visto che nella Roma l'avrei voluto vedere io nella Juve, che magari ci fosse stato un cambio come c'è stato, però purtroppo da noi queste cose non succedono e questo mi dispiace tanto. Ma spero che la fine di st'agonia è finita, spero che sia finita st'agonia perché non se ne può più. Ultime partite che sono rimaste, io però ho un piccolo timore, ce l'ho sempre, come ho detto, ce l'ho sempre, perché questi in società non capiscono un cazzo. Allora niente raga, che dire, la Roma passa il turno perché tanto ormai è andata, Mila, Dugò, ma come fa a fare Dugò in un minuto e mezzo, non esiste proprio, ai, niente. Comunque non è stato al fondo, diciamo che io posso chiuderla qua, il racconto posso chiuderlo qua perché tanto ormai è finita la partita, manca poco più del minuto, non c'è più nulla da raccontare. Roma in semifinale e dovrebbe, se tutto quadra come quadra e se l'Atalanta rispetta, insomma, riesce a fare quello che è riuscito a fare contro il Liverpool nella prossima partita, dovrebbero affrontarsi Roma Atalanta in finale, vi rendete conto? Roma-Atalanta in finale di Coppa UEFA, sarebbe una bella cosa. Comunque ragazzi, io vi saluto, per me la partita è finita qua, la Roma passa il turno, complimenti a Roma, grande De Rossi, complimenti come al solito, e che dire, va bene così, ciao ragazzi.